Voci dal coro a cura della parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda. Una produzione Radio Più Roma. Ciao, io sono Fabrizio. Faccio parte del coro dei Santi Martiri dell'Uganda. In questo tempo di preparazione al Sinodo della Chiesa Universale, che culminerà nell'ottobre 2023 con l'Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, siamo tutti chiamati ad accompagnare la nostra Chiesa nel suo discernimento con la preghiera. Come ribadito dal Cardinal Vicario Angelo De Donatis lo scorso 9 gennaio nel corso della celebrazione da lui presieduta nella Basilica di San Giovanni Laterano. Crediamo che il cammino sinodale non possa andare avanti se non si parte continuamente dalla preghiera. Abbiamo bisogno di rivolgerci a Dio, di ascoltarlo, per poi essere pronti ad ascoltare il prossimo. Pregare significa innanzitutto abbandonarsi completamente alla volontà di Dio, per seguire Cristo con assoluta fiducia, spinti da un amore irriducibile. L'uomo, sedotto dall'amore di Dio, prega e la preghiera ispirata allo Spirito diventa un canto spirituale. Cantare è proprio di chi ama, così scrive Sant'Agostino nel Sermo 336, frase poi modificata nel corso dei secoli con chi canta prega due volte. La parola di Dio, affidata alla musica, assume un valore profetico maggiore perché riesce a parlare al nostro cuore in maniera più profonda. D'altronde la musica e canto non possono essere slegati dalla parola di Dio, della quale invece devono essere interpretazione fedele e rivelazione comprensibile all'animo dei credenti. La pienezza dello Spirito è sempre affidata al canto di gioia o di dolore, al canto di supplica o di adorazione, al canto di giubilo o dell'alleluia. Il nostro non deve essere un semplice cantare, ma è un pregare cantando. Il canto quindi esalta la preghiera, la espande, la amplifica e le dà respiro, coinvolge tutto il nostro essere, spirito, mente, cuore e sensibilità. In tutte le culture, quando si vuole esprimere qualcosa di forte, di intenso, quando si vuol comunicare qualcosa che sta veramente a cuore, non lo si fa con le parole, ma con il silenzio o con la musica. A mio avviso, il grido di gioia e di sofferenza, l'amore e l'odio, la vita e la morte, trovano la loro dimensione nella musica, contraddistinta da uno spessore comunicativo che non può essere infranto. In occasione del terzo convegno internazionale delle corali, tenutosi a Roma nel 2018, Papa Francesco ha indicato la musica come uno strumento di unità per rendere efficace il Vangelo nel mondo di oggi, attraverso la bellezza che ancora affascina e rende possibile credere, affidandosi all'amore del Padre. La Chiesa, afferma il Papa, è consapevole che i popoli possiedono una propria tradizione musicale, con la quale sentono l'esigenza di esprimere i propri sentimenti. Attraverso queste musiche e canti si dà voce anche alla preghiera e in questo modo si forma una vera corale internazionale, dove all'unisono sale, al Padre di tutti, la lode e la gloria del suo popolo. Concludendo con una citazione del Salmo 95, cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome.